Il giro di oggi è un mix di storia e natura. Il Monte Zebio divenne un caposaldo importantissimo della linea di resistenza austriaca durante la Prima Guerra Mondiale. Il percorso che faremo ci porterà a vedere il Forte Interrotto, quattro cimiteri che sono in zona e ovviamente anche dei bellissimi tre in tutto in particolare. Quello che si trova in Val Galmarara, il secondo a Monte Miatta e il terzo scendendo da Monte Interrotto. Ritorneremo ai punti di partenza che è praticamente il centro di Asiago. Bellissima il Forte Interrotto, bellissima il crinale, arriviamo sussima di Vacco Stalder. Ah, che bei colori regala il tuo piano adesso. Tutto il giro che no. Il Forte Interrotto era una caserma militare costruita nel XIX secolo e parzialmente fortificata allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Cimitero caduti, però questo è il sentiero dei Apache di Monte Moshag. Spiego. Qua è in fossi comuni. Guardia qua, puoi vedere che ha creato sotto là. 1142. Prevalentemente composto da reggimenti stiviani che sono caduti in questo territorio delle battaglie del 15-18. E adesso tutti i caduti questi qua li ha portati nel rosario. Le targhette del giorno che è morto, divise morti tutti più o meno lo stesso giorno nel giro di poco giorno, tempo. L'età sua, a capigioli. Il masoio è il sentiero rosso e abusa, e dopo uno strappo e ti arrivi sul cimitero. Okay. Anche qua però, perché sei ripido, eh. Ok. Ah. Compagnia della spinta. Un altro cimitero qua. 209. Morti qua. Sempre 10. La follia della guerra. Mamma mia. Vabbè, qua c'è un piccolo tratto di spinta in salita. Guarda ben che le caffate qua è trincea, di gara ripristinà. Però eccolo qua, alle facce fa impressione. Io questo è tra, no? Tra come l'ha fatto? No, questo sì, che obbligato sono, sono italiani qua. Ah. Cimitero guerra di Casara Zebio 218 dice questo. Il mago qua adesso. Andiamo su di là. Si attraverso qua. Ci viene le rocce rotte. Qua Massimo, dov'è che siamo? Dove è scoppiata la mina austriaca. Infatti qua sono rocce sparse un po' dappertutto. Si vede un po' il segno. Ok. Ah,
Ecco qua, vi do mai gazebbio. L'anno scorso il 15. Quindi 15 giugno. Perché è appena aperto. Sì. Zebio pastorale. Vabbè, qua che già prova di salita. Già era tanto scassata, sconnessa. 160, il picco è 176. Ha schiato qua io. Ma cosa mangi tu? Schiato. Ah, che bello che è, il passaggio qua. Dopo tornanti che si va a Galmarara subito qua, sì, no? Sì, sì. Invece altro muro di qua, facciamo un bel discesa fin qua in fondo alla valle, poi torniamo su per la strada. Ah, ok. È bellissimo qua, merita. Ok. C'è chi che ha fame, chi che vuole andare a prenotare. Via dritti. Amo il flow. Via, via, via. Banzai! Quanto sei venuto, ti credo, quando ti fai il salto? Maga Galmarara. Siamo arrivati a dolce ormai. Ah, pizza. Tutto buono. Maga Galmarara, mezza pizza. Non
così, mi è tanto usare come sentiero. Lei ha aperto, però non... Vabbè, dopo dovremmo fare quello là, quello che là. Si vede che taglia la dove c'è quel specie di rocco, un rifugio, appena passare il rifugio che sale via. Ah, là. Sì. Sì. Dopo se portiamo così, come scendere giù. Sì, esatto. Una terrazza questa, sì. Bellissimo panorama. Monte Verena, quelle là è cima Vezzena, dietro ci sono i laghi, Caldonazzo, Levico e il Gertele. Tiro su a Vezzena, no? Sotto qua deve essere stata quella statale, quella asfaltata. Ah, ok. Aspetta, te sto davanti, tu giro. Un nido? Un nido? Guarda che cosa faccio, un nido. Questo qua è un sentiero non tanto trafficato. Adesso si sale, bivio con roccia del francese. Sì, sì, un po' fatto allenamento con lo stress. Esatto. A conclusione posso dire che è un giro singolare, avvincente e adrenalinico e nel contempo dal profondo carattere storico. Non capita spesso di visitare quattro cimiteri, anzi a me non è proprio capitato una cosa del genere. Si ha modo però di riflettere sul passato e sui tristi risultati della guerra. A parte il trail sul Monte Miatta, oggi con Massimo, che ringrazio tantissimo ovviamente, abbiamo anche scoperto altri due trail, quello di Val Galmarara e di Monte Interrotto, che sono veramente divertenti e avvincenti. È richiesta comunque una certa abilità, come avete visto. Io come sempre vi saluto e vi ricordo che in descrizione troverete le tracce GPX, se volete farlo anche voi. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!